sta parte qua, la prima. Lui vede questo. Parte. Lui vede questo. Lui sta vedendo la condivisione schermo. No, sta vedendo la condivisione schermo, non la nostra webcam. Quindi se faccio così, ad esempio, ci vedi. Vedi? Ecco. Benvenuto, okay. Gabriele. Benvenuto. Qui al Cerbero Podcast. Come stai? Nulla boom. Sto bene, potrei stare meglio. Sto qua, però stiamo tutti un po' così, no? Sì, un po' così. No, stavamo dicendo che Marco, per la terza volta ci riprovo, in realtà ha messo il tuo nome sbagliato. È scritto Gabriele. Ah, ma davvero? Sì, Marco, ancora non aveva capito. Scusate, ragazzi, c'è una leggerissima dislessia. Ah, è vero, cacchio, non mi ha preso la R. Siamo nel 2021 adesso, e comunque anche i dislessici hanno una vita normale, no? No, sì, sì, infatti il nostro regista è veramente, mi sa, dislessico, quindi no, beh, lo accettiamo per quello che è. Che è mezza rotta. Allora, facciamo una veloce autopresentazione per chi non ti conoscesse, poi abbiamo preparato un video appositamente per te. Vai. Autopresentazione, quindi chi è Gabriele Vagnato? Ah, è autopresentazione? Auto, sì, sì. Ma... Così vi levate tutti i cazzi e me collate a me. E che ne so, che devo dire di me? Dico, niente, che sono un uomo, un ragazzo, anzi, uomo è un'altra parola, sono un ragazzo. Adesso sono usciti fuori i pronomi su Instagram, quindi mi potete chiamare he, him. Ah, i tuoi pronomi quindi sono hi-hi, tipo una risatina, hi-hi, ok. Esatto, è la pronuncia calabrese anglosassone, sono calabrese appunto e nulla, che dobbiamo dire, niente, che ne so, parliamo, che brutto. Come hai cominciato? Come hai cominciato su YouTube tu? Ho iniziato... nel 2014 a caricare questi monologhi comici tremendi, che se adesso li riguardassi lo farei soltanto sotto tortura, ed erano questi monologhi comici da 10-15 minuti che io facevo davanti alla camera, una compatta rosa fucsia della Panasonic, e caricavo. Poi ho iniziato a fare questi scherzi telefonici insieme ad un mio amico, perché mi vergognavo a fare i video da solo. Mm-hmm. E poi questo mio amico si è rotto le palle, io ho continuato da solo facendo quello che mi piaceva, quello che mi rendeva felice, diciamo così, la mia passione, la famosa passione dello youtuber nel 2016, e basta. Poi sto qua, sono arrivato al podcast. Io ne ho 20. Sono del 2001. Ah, hai iniziato prestissimo. Sì, a un'età abbastanza piccola, insomma, che eri considerato un piccolo prodigio. Ma in realtà no, perché ho fatto un sacco di gavetta fino al 2018, non mi cagava, 2017 non mi cagava nessuno. Ho fatto tante esperienze, prima ho preso tante inculate, perché non so se conoscete un po' il mondo delle agenzie social. Purtroppo no. Sì. Quindi mi stai dicendo che un'agenzia social, quindi un management, ti ha inculato? Questa qua è una notizia molto curiosa. Comunque ha inculato un'agenzia social. Senza, ovviamente, sono poche quelle che e si salvano. Senza fare nomi o entrare troppo nello specifico, cosa è successo, diciamo? Ti hanno dato meno soldi di quelli che meritavi con placement, che ne so. Scusami che io ti sento basso e quindi pensavo avessi finito di parlare, scusami se ti parlo sopra. E allora, praticamente cos'è successo? Ma è quello che succede a tutti. Tu firmi un contratto, no? E dopodiché, quando firmi un contratto, ci sono delle percentuali, no? Che le agenzie dovrebbero rispettare. Cioè, se io ti do 100 euro per questo lavoro, l'agenzia se ne prende il 20%, a te ne do l'80%. Ecco, molte volte queste agenzie che fanno? A te ti dicono, senti, lo vuoi fare questo per 3 euro? In realtà loro vengono pagate 100, si inculano i 97 e rimangono a 3 i 3. Ma è una cosa che fanno un po' tutti, cioè non è che sono soltanto
È per questo che uno teoricamente dovrebbe richiedere fatture, giustamente. Sì, però fatture originali, non quelle modificated. Sì. No, non è un fatto di modifica, questo qua è, diciamo, un trick anche legale, questo qua, se vai a vedere, perché è come se io percepisco somma X, la fatturo, e poi al cliente, cioè al creator, faccio un'altra fattura. Certo. Diciamo che... molti sono trasparenti e molti no, però molti anche che fanno così sono trasparenti anche facendo questa dinamica, diciamo, un po' dipende per l'appunto chi te trovi davanti. Diciamo che è stato anche un mio errore, perché io ero minorenne fino a 6 giorni fa probabilmente, perché adesso ho 20 anni e ho sempre parlato io, non ho mai voluto mettere in mezzo mia madre, che non c'entrava nulla facendo questo lavoro, facendo un lavoro lontanissimo da questo mondo, ho sempre cercato di non pesare per questa cosa, che poi all'inizio è un peso, perché comunque io volevo fare questo. È un po' come un bambino che vuole fare il calciatore, allora rompe le palle alla mamma: mamma, comprami gli scarpini, mamma, comprami quello. Ecco, io con quei pochi soldi che riuscivo ad ottenere facendo i video, mi compravo le varie videocamere, eccetera, eccetera, e quindi non volevo pesare su di lei anche a livello psicologico, perché lavorava tutto il giorno. Ma la domanda sorge spontanea: come te ne sei accorto di questo scam? Me ne sono accorto poi quando ho capito come si lavora in realtà, cioè quando mi si è aperto un altro mondo con altre persone, perché per fortuna in questo mondo ci sono anche professionisti, ho capito un po' che mi hanno inculato per anni. Lo sapevo, ma non avevo la certezza. Poi ho avuto la certezza anche perché altre persone che lavoravano all'interno di queste agenzie mi hanno dato una certezza scritta, e quindi... Ma dove stai? Così. Io adesso sto a Milano, non si vede, questo è il classico muro milanese. Si vede proprio dalla freddezza dell'ambiente circostante. Però il posto di Amet Your Mother era carino, infatti volevo chiedere se fosse tuo. Ti piace? Sì, in realtà non è un poster, è un quadro lampada incredibile. Cioè, si apre anche, si accende. Faccio vedere un po'? Faccio vedere? Sì. Apre. Meno che tu non sia nudo sotto. Penso che bello, si alza col pisello barzotto. Beh, è bellissimo. Bello! C'è pantaloni, eh? Sì, no, abbiamo meno male, lo aggiungerei. Bello! Ma mo chiudo, che la bolletta costa qua a Milano. Cacazzo. Senti, allora, noi siamo, diciamo, cerchiamo di essere abbastanza onesti, siamo un po' dei pezzi di merda, però abbiamo notato ultimamente il tuo, dal nostro punto di vista, positivo cambiamento. Sì. Nel senso che in passato anche, diciamo, alcuni tuoi video ci fecero abbastanza cagare, detto francamente. Abbiamo per l'appunto un contenuto pronto per te che ti faremo poi visionare, però abbiamo visto l'ultimo format che hai portato, una sorta di format alla Lucci, poi dopo qualcuno ci ha detto, non so se sia vero, che gli autori sono gli stessi, quindi si notano un po' queste influenze. Quello che hai fatto, insomma, con Asia Valente, l'abbiamo visto in live, in realtà l'abbiamo apprezzato molto. Ci ha fornito diversi spunti di riflessione, anche dal punto di vista, ecco, del tuo personaggio. Secondo me ti sei evoluto molto rispetto a quelle interviste che facevi, secondo me troppo rivolte magari a un pubblico di 6enni, quando in realtà si vede che tu puoi fare altro, non che ci sia qualcosa di male ovviamente, però erano magari troppo enfatizzate secondo me da certi punti di vista, cioè quel cringe non ricercato ma quasi troppo iperbolico. Invece qui secondo me hai trovato un ottimo equilibrio. Come la vedi tu questa tua evoluzione? Intanto ti ringrazio, facciamo un po' i paragoni, sai che in TV, quando vanno in TV si ringraziano a vicenda, ti ringrazio. Sì, perché intanto pure pensi a quello che devi dire. Bravo. Allora, partiamo in ordine. Intanto, sì, è vero, cioè nel senso che i video, l'interrogazione, chiamiamolo col nome del format, l'interrogazione è un format che ho scritto
2 anni e mezzo fa c'avevo manco di... forse avevo appena compiuto 18 anni, ero arrivato a Milano, volevo fare un late, ma è un late palesemente ispirato ai vari late americani, c'è cioè il 300, c'è cioè l'Eric Andre Show, c'è cioè, il... Between Two Ferns, diciamo sì. Che non ho scoperto l'acqua calda, non ho scoperto niente, e volevo giocare tanto sull'imbarazzo, cioè mi piaceva, io amo, due cose mi fanno ridere tremendamente, il disagio nella persona che c'ho davanti, quando senti non so se vi succede, quando senti quella cosa qua, la bocca dello stomaco. Sì, il cringe. Cringe noi di solito, però sì. Sì, però cringe in Italia è un termine negativo, capito? In America, in realtà, quasi tutti i late show sono cringe. Però è un cringe che fa ridere. Poi, se fa ridere o non fa ridere, giustamente Marra dice a me fa cagare, benissimo. Cioè, anche a me oggi, da ventenne che... cioè, non è che sono cresciuto di tanto, 2 anni, però... due anni cambi, professionalmente sono tanti, quanto a questa età cambi da un giorno all'altro interessi, e quindi in 2 anni io, cioè, riguardando oggi le puntate che facevo nel 2019, dico ma porca troia, ma davvero caricavo sta roba? Però non le cancello e non le rinnego, perché un'evoluzione è giusta. Poi io sono un eterno insoddisfatto, cioè quello che faccio oggi, sta live qua, non la vorrò mai più rivedere, perché mi sento totalmente a disagio con quello che faccio, perché dico ho sbagliato qua, ho sbagliato là, potevo dire questo, potevo dire quest'altra cosa, qui sono stato lentissimo, ci ho messo 7 ore a parlare, ho detto una frase sconnessa, e quindi vivo in questa eterna insoddisfazione. Sei molto critico con te stesso. Come, scusa? Sei molto critico con te stesso. Tanto, tanto. Infatti, molte volte questa cosa mi porta a dire ma questa cosa qua non la... cioè ci metto tanto a fare una cosa proprio perché prima chiedo 300.000 pareri, e di quei 300.000 pareri magari cerco di prendere da ognuno la cosa che ritengo migliore, ecco, e farlo su se stessi, non so se anche a voi capita, è una cosa difficilissima, cioè è molto più semplice di guardare una persona esterna e dire su questa persona qua io cambierei questo e questo, chiaro, e chiaro. Per me sarebbe perfetta, piuttosto che su se stessi è una cosa tremenda, non si riesce a farlo. Guarda, in realtà penso che siamo abbastanza simili su questo, nel senso che il non riguardarsi o il provare imbarazzo per cose precedenti ci accomuna. Cioè, l'altro giorno abbiamo fatto un'intervista a un ragazzo che ha ricordato l'inizio di un mio video di un anno e mezzo fa, cioè, super cringe, però come dici anche tu li tengo, proprio anche i primissimi orribili girati col telefonino, perché... alla fine penso che questa cosa valga per tutta la vita, cioè sì. Ti guardi indietro e provi tenerezza, sì. Imbarazzo. E... sì, quel tipo di imbarazzo nel guardare una versione di te come fosse un bambino, sì, no? Esatto. Impacciato, perché sì. Dici vabbè, mo non farei mai, non direi mai, chiaro. Quella cosa, non mi comporterei così, però... esatto. Però dipende pure la gravità di quello che hai fatto. No, comunque... parliamo sempre, certo, magari di cose che si possono migliorare, non di crimini, chiaramente, anche se effettivamente... qualche nazione nel mondo ha messo come alternativa la pena di morte ai primi video di Magnato, però ci sta comunque. Questa è carina, quello che ho affrontato a io, come tortura. Ragazzi, quello che ho affrontato io oggi, che ho dovuto rivedere la live che ho fatto su Magnato, te la ricordi? Io mi ricordo una live tremendamente cattiva da parte tua. No, sì. Vediamo. Non scopare. Io da solo ero, c'avevo però la maschera vecchia. Ma dimmi una cosa, non scopavi in quel periodo? Ha detto. No, in realtà c'avevo la mia ragazza accanto durante quella live. Però il fatto è che ho cringiato tantissimo e certe cose non te le direi adesso.
Le penserei, ma non te le direi più che altro. Riguardiamo insieme un estratto di quella live che ha preparato Gianluca, un montaggio. Corta, sono 4 minuti su 1 ora e mezza di tortura. Aspetta, comunque punta sull'imbarazzo. Dico una cosa, posso dire una cosa prima? La mia discolpa. questa cosa che mi state facendo fare, cioè riguardarmi, per me è una pugnalata nel buco del culo. Perfetto. Perché... Però, infatti l'avevi accennato. Però Gianluca è stato onesto perché c'è anche lui, quindi state facendo assieme questa tortura, insomma. Sì, pure io mi sono torturato, quindi di... Vado a prendere un goccio d'acqua. Nel prego, prego. Comunque, ragazzi, potete essere educati. Cioè, non tanto adesso quanto prima, no? Poi non ho voluto interrompere. Non rompete i coglioni, dai, cioè. Una persona super educata, mo finché si scherza, però dai, mi raccomando, non ci fate chiudere le gabbie, che è inutile. No, no. Ma lo devi andare a prendere sto bicchiere d'acqua. Ah, sì, stavo prendendo tempo, cazzo, levati dal cazzo! Sto prendendo tempo, cazzo, mi lo ma che cazzo me ne frega se ti insultano? Scappa quando, scappa quando, intanto presento, dico, questa qua era la live, se non erro, 304, quindi 700 live fa. Potremmo anche dire live 104, Gianluca. Beh, guarda, non bazzarderei. Era carino. Perfetto, live 104. Sì. Ci siamo, Troppi goblin. Era il goblin più antipatico del web. Madonna. Già il titolo. Bellissimo. Già il titolo. Questo mondo. Amo tutto il mondo. Ma che? Amo tutto il mondo. Sarò. Amo tutto il mondo. Cirterue, cirterue, sarai. Shard e benvenuti in questa nuova trasmissione del Cerbero Podcast. Oggi, come da titolo, parleremo della persona più antipatica del web, anzi il goblin più antipatico del web. Talmente antipatica che io presumo si tratti solamente di un personaggio, Gabriele Vagnato. Insomma, questo qua ci lavora sul web, ragazzi. È uno dei tanti goblin che ha fatto gli iscritti non si sa come. Lo youtuber... Ma grazie al suo talento infinito. Però oggi è qui, è riuscita ad arrivare al Cerbero Podcast, quindi ha fatto successo. Il punto più alto della sua carriera, indubbiamente. Sì. È un arrivo. Chiaro. Poi parleremo anche della parte bella della tua carriera. Cioè, che bella, che abbiamo apprezzato noi. Io questa cosa... No, beh, poi la vediamo e poi la commentiamo. Che io non me lo ricordavo questo fatto. Pure se è vecchio te la devo fare la domanda, però dopo. Ah, dopo. Come qualche giorno fa ha finto di essere stato arrestato per sponsorizzare il suo libro in uscita. Qualche giorno dopo, molti utenti si sono scagliati contro lo youtuber e vorrei dire pure giustamente abusi l'anime. Ma che era sta storia del libro? Appunto, io devo vediamo adesso o lo guardiamo tutto? No, chiariamo mo' tanto, perché penso poi si parlerà di altro. Sì, però io non vi vedo. Fatevi vedere che io voglio guardare. Sennò parlo col fantasma di Gianluca. Hai detto bene, fantasma, perché quella persona è morta. Prego. Allora, chiariamo sta cosa che non ha capito nessuno. Ha capito nessuno il mio scopo, cioè la cosa che feci 2 anni fa ormai, ottobre. Di 2 anni fa, del 2019, 3 anni fa, quindi sono il 2021. Sì. 19, no, 2 anni fa. 19 più 21, sì. Ragazzi, c'è stata la quarantena, non capisco più niente. Va bene, nulla, cos'è successo? Io non volevo farlo questo libro, semplicemente una casa editrice mi propose questo libro per... Posso dirlo? Sembro un materialista di merda, ma che ci frega, per tanti soldi. Sì. Io dissi no, non lo voglio fare. Allora scartai quella casa editrice e dato che tra case editrici si parlano, un editor di un'altra casa editrice, che poi è stata quella con cui ho pubblicato il video, con cui ho pubblicato il libro, mi ha contattato. Mi ha contattato e...
per dirmi: Gabriele, guarda, a noi ci piace molto il tuo profilo e sti cazzi, tutte le menate che fanno questi qua quando ti contattano, e... però l'offerta economica era molto inferiore a quella della prima casa editrice. Prima casa editrice che però non mi faceva scrivere il libro, ma me l'avrebbe scritto. Cioè, che cosa succede? Piano un ghostwriter, cioè un vero scrittore, ti affiancano 3 ore, 4 ore, tu gli parli, gli rispondi a delle domande e loro scrivono il libro al posto tuo. Questo in una settimana succede e il libro esce. Invece la seconda casa editrice, che mi dava di meno, mi fece scrivere il libro per intero. Io scrissi questo libro durante la maturità, ci ho messo 9 mesi, un parto è stato davvero difficile, combattendo anche con questa casa editrice, perché la mia idea originale poi è stata travisata. Hanno messo roba che io non volevo, eccetera, eccetera. Però alla fine è uscito fuori un prodotto che mi piaceva e nulla. Allora rimaneva questo dubbio di come pubblicizzarlo questo libro, perché a me faceva cagare l'idea di far uscire un libro, era una roba vecchia, inflazionata, satura. Quindi il tuo finto rapimento in realtà era una metafora. Aspetta, cosa succede? Quando dovevo inventarmi come far uscire il libro, feci uscire questa cosa e poi subito dopo, cioè l'idea creativa era: io dico che sono stato arrestato perché ho scritto un libro, cioè il motivo del mio arresto è il fatto che l'ennesimo youtuber ha scritto un libro, e c'è questo video anche, che è il video successivo, 3 giorni dopo è uscito, a quello che al quale ha reagito il Gianluca ormai morto. Sì. E nulla, però sta cosa qua non l'ha capita nessuno. No. Perché? Perché le pagine di Gossip ricondividevano soltanto il primo video. Ricordo che era Spill the Tea che aveva fatto uscire proprio sta cosa qui, che c'è stava tua madre che parlava, c'è stava quella cosa che hai fatto te con te stesso, tipo ho fatto uscire il libro, bla bla bla, però nessuno l'aveva capito, cioè, ma pure io lì per lì, te becchia la notizia che ha fatto scandalo, youtuber finge di essere arrestato, rapito, quello là che è, e mi ho detto minchia, déjà vu, la classica cosa che fanno tutti, ecco un altro deficiente, cioè è passato quello. Un po' alla Ilias Maluma, tipo. Sì. In realtà era una critica ai giovani creator sfruttati dai network per monetizzare. No, in realtà è stato quel che poi io sono anche lì. Se lo rileggo oggi, quel libro lì mi fa cagare. Però quando l'ho scritto mi piaceva, perché faccio una piccola marchetta al libro che ormai tanto non si trova in libreria. Quindi, tanto hai detto che te fa schifo. No, beh, ad oggi mi fa schifo, sì, certo. Ma perché, questo libro perché qua... oggi ti fa schifo? Cioè, se fosse stato un prodotto valido, ti sarebbe piaciuto pure molto. Ma perché per me l'interrogazione 2 anni fa, quel tipo di interrogazione, la prima stagione, era un prodotto validissimo, era una cosa così lontana dal mio standard. Poi voi lo sapete perché fate comunque avete un format... che penso sia, anzi si vede che in parte è scritto, coinvolgete altre persone, fare produzione, arrivare a 18 anni a fare produzione e scontrarsi con persone che a cui porti magari un format scritto, no? Perché i format prima si scrivono e poi si li porti a queste persone e ti dicono vabbè fallo, poi vediamo come va, poi vediamo. Lì ti ritrovi che sei tu come un coglione che dici vabbè, mo che faccio? Come si fa? Chi devo chiamare? Dove lo faccio? Che scenografia mi invento? E quindi è così difficile poi, perché il pubblico guarda il prodotto finito, ma è un bel cazzo, diciamo, ecco. Grazie, grazie. Non è così semplice come sempre.
per curiosità, di che parlava, che tipo di libro era, di narrativa oppure autobiografico? Come, scusa? Non di che sento. Parlava il libro, se era autobiografico, di narrativa? Non te l'abbiamo, Marco, però. No, ho alzato la voce, non mi sentiva. Il libro parte da un concetto che è Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché è un plagio. Periodo... È un plagio, sì. Sì, No, in realtà c'è prima tutta un preambolo dove io dico che questo libro è stato scritto dalla mia parte cattiva, quindi qualsiasi cosa si legga su questo libro è stata scritta appunto da quella parte di me, che non sono in realtà io, quindi se volete prendervela con qualcuno, prendetevela con questa parte di me, bella, che non sono io. Geniale, sì. Vabbè, comunque la parte oscura fa parte di tutti noi, per l'appunto, no? Siamo sempre noi, no? Esatto, e quindi, soprattutto di Mr. Flame nel 2019, comunque, niente, alla fine questo libro è un insieme di monologhi, perché io amo la stand-up, scrivo da quando ho 14 anni, poi ho capito che a 14 anni non puoi fare lo stand-up comedian perché non capisci un cazzo della vita, come non ne capisci un cazzo a 18 e come non ne capisci un cazzo a 20. Beh, molto saggio comunque per capire sta cosa a 18 anni. Come? Hai dimostrato molta saggezza, dico, comunque già a 18 anni per capire una cosa del genere. Comunque. Ma lo capisci sempre dopo, no? Comunque questo è molto saggio. Niente, vabbè, basta farci complimenti, se no qua... No, ma infatti prima di riprendere il video volevo farti una domanda che ci siamo scritti, insomma, tutti e tre. Una bella domanda cattiva, così ci No, è scriptata però. Tu, alla luce di tutto quello che hai appena detto, ti considereresti un prodotto del mercato oppure il mercato è il tuo prodotto? Questo è un plagio a Marzullo, però. No. È un plagio di un'altra persona egualmente alta a livello intellettuale. Sì. Io mi considero un mercato del un prodotto del mercato o un mercato del prodotto? No. Un prodotto del mercato oppure è il mercato ad essere il tuo prodotto? Mercato ad essere un prodotto? Ma... Inteso, io ci ragiono, ma lo so che è una puttanata. No, in realtà è una domanda molto seria. Non è una puttanata, fa ride perché è un meme, ma non è una puttanata. È una lezione di marketing di un nostro amico. Sì, che è morto purtroppo, quindi lo salutiamo. Sì. No, ha impattato l'atmosfera gaming troppo velocemente. Sì, è esploso. Ma secondo voi io sono un prodotto del mercato o è il mercato che è il mio prodotto? Allora, ce l'hai rigirata a noi. Tu sei un prodotto del mercato. Ce l'hai rigirata, okay. Guarda, secondo me quello rionale, dico. Secondo me lo sei stato... Come ti autoconsideri? Voglio capire se sei una persona più egocentrica o, diciamo, sei una persona umile. No, secondo me lo sei stato... Anche perché ce l'hai detto nel momento in cui hai accettato, diciamo, quel libro, e l'hai fatto per motivi economici legittimi, tra l'altro. Certo. Lì... Non ho detto questo. Beh, inizialmente hai detto che, insomma, non lo volevi fare. Io questo libro non lo volevo fare. Io non volevo farlo se l'avessero scritto altre persone. Sì, perché sì, chiaro. L'80% diciamola sta cosa qua, l'80% dei libri che escono in libreria di youtuber, ma anche di personaggi famosi, non vengono scritti da loro. Allora, diciamo, se avessi accettato quella cosa saresti stato un prodotto del mercato, diciamo. Invece, secondo me, in questo momento stai andando in una direzione diversa, cioè ti stai creando comunque un futuro con consapevolezza e l'esperienza che hai acquisito in questi anni, che uno poi dice 2 anni sono pochi, in realtà no. Cioè, dal punto di vista professionale sono tanti. Anche perché da quello che so, poi ci direi bene. Stai lavorando, da quello che so, anche con professionisti, quindi la crescita è anche più rapida. Comunque, vabbè, torniamo al video. Beh, crescita che si è vista. Cioè, tu hai fatto, diciamo, come il contadino. Hai seminato merda, hai concimato,
però poi hai raccolto i frutti. Con questa io direi, visto che è una massima, continuiamo con sta reaction, così mi sputtaniate, sì, mi sputtanate un altro po' e poi torniamo qua, dai. Ma ti vogliamo bene. No, in realtà guarda che in questi quattro minuti mi sputtano più io che te, ho messo pure le parti dove insulta uffo pure altra gente. Perfetto. Vediamo. Ci siamo un po' rotti il cazzo delle persone che per sponsorizzare un cazzo di libro, no, de non facciamo nomi. Giacomo Hockman de sto cazzo! No. Ma vattene a fanculo! Vaffanculo! Ma che è querelabile? Okay. Vaffanculo non è querelabile. Vaffanculo! 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 Rana, 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 rana! Anche a scrivermi, certo, non perché ti obbliga tuo figlio, rana. Qui, guarda, lo... perché continua lei a parlare? Sta zitta. Confessa, porco Dio! Sì, confesso. Smetti le confesse. È vero che hai scritto un libro? Leggi qui cosa c'è scritto. Prosciutto cotto? Mi prendi in giro? Non c'è scritto. Grazie, questo. Ah, hai ragione. Sì, c'è scritto prosciutto crudo. Ma quanti neuroni ce dovete avere per trovare simpatiche queste cose? Ma come fa a essere simpatico questo? Aspetta, cioè, questo devo fare una domanda. L'illustratore che ti ha fatto la copertina, chi è? Allora, l'accordo era così, il massimo dell'accordo al quale io sono riuscito ad arrivare era questo: loro impacchettavano il libro, io non potevo dire nulla per quanto riguardava l'impacchettamento, quindi parliamo di font da utilizzare, illustratrice, quindi anche tratto di disegno. Ma non lo stavo criticando, cioè perché ha un tratto... che mi ricorda qualcosa dei diari, forse? Diario di una schiappa. Esatto, diario di una schiappa. Vedi? Infatti, per questo. Chi era particolare? No, ma non era una critica, cioè nel senso. Oh, era sì, mi ha ricordato questa cosa che vidi da ragazzo, però. Ok, eccola. Eccola. Perfetto. Che è successo? No, abbiamo ancora visto i suoi contenuti su. YouTube, stiamo ancora fermi qua a sto scandalo del finto arresto, come ogni personaggio cringe. Scandalo è top scandalo. È un cortometraggio, una pubblicità. Top scandalo. No, perché era scandalo per Spill the Tea, perché sì, avevano montato sto scandalo. Mi ricordo che avevano fatto passare proprio come una cosa, come uno scandalo. Era un articolo su lui che era stato sequestrato. Ma poi chi cazzo so questi Spill the Tea? Ma io che cazzo ne so. Boh. Sì, in effetti. Gente che inciancazza la pagina parla, di gossip che effettivamente non vedo da un po', no, ma l'abbiamo usata molto, molto spesso per il Cerbero. Sì. Mi ricordo che si concentrava particolarmente su le influencer di make-up anche, vero? Sì, l'ho capito. Interessante. Mi ricordo c'erano proprio stati più post, tipo è stato arrestato, poi il post dopo, mi ricordo avevano fatto proprio un'inchiesta. Ok, vabbè. Qualcuno potrebbe dire che potevano anche essere d'accordo. Eri d'accordo con Spill the Tea? Ma chi è? Almeno. No, niente. Cioè, no, erano proprio accaniti e poi hanno fatto una figura di merda. Perché quanto era, pare sì. Era tutta una cosa di marketing su cui non c'è nulla di, cioè, in cui non c'è nulla di male. Ma mi sa che sta cosa Santo non cielo. si è mai scoperta, credo, perché non ricordo smentimenti. Ma non c'è nulla per cui indignarsi per uno spot. No, cioè, dove sta lo scandalo? Beh, questo effettivamente, che non mettendola così come si è evoluto oggi e con le informazioni che abbiamo saputo. Effettivamente è passato un messaggio completamente sbagliato da quello che voleva mandare lui. Mi fa specie che non l'hai ribadito in quel periodo, oppure me lo so perso io. Cioè, tu in quel periodo come ti sei comportato quando questa cosa è passata così? Cioè, come non era? Scusate, è passato uno probabilmente in astinenza da droghe pesanti perché Ma chi è? No, so, qualcuno mi ha dato. Vabbè, nulla, intanto leggo dalla chat che hanno chiuso Spill the Tea, quindi sono un po' contento a sto punto. Bene. Però io mi chiedo, no, ma come si fa a fraintendere uno spot del genere? Ma secondo me quella in comicità si chiama, quando tu fai finta di essere un po' stupido, si chiama presunzione di senso, no? Allora loro hanno fatto un po' sta cosa di presunzione di senso, hanno chiuso un po' un occhio e hanno detto vabbè, sti cazzi che l'abbiamo capita, qua se io metto sta roba contro uno che fa i TikTok, che ha 18 anni, che parla un po' come un coglione, che c'ha una voce
un po' di merda. Parliamo della tua voce un attimo, perché te lo volevo chiedere da fin dall'inizio, ma non è mai uscita sta cosa. Ma tu hai sempre parlato così o lo accentui, specie negli sketch? Ah no, ma è la mia voce, che vuoi dalla mia voce? Non è che voglio, è che ad alcuni fa molto ridere. Non è vero. No, no, vabbè, è una cosa positiva. Ma è un comico, è simpatico. È una cosa positiva. Bello. Ma perché mi devono rompere tutto il cazzo su sta voce? Cioè è mia, ce l'ho, chiedo scusa a volte. Se sai che mi capita sempre questa cosa qua, che quando chiamo, sai, call center, le pizzerie, quando devi chiamare per prenotare, eccetera, eccetera, e tutti mi fanno, tutti mi rispondono al telefono, e poi a un certo punto mi fanno: allora signora, mi dica il suo nome. No. No. E io faccio: mi chiamo Gabriele Vagnato, e loro ci rimangono malissimo, non sanno come rispondermi, e quindi sono sempre, mi trovo sempre davanti a queste situazioni imbarazzanti che ormai ho imparato a gestire, anzi ci godo a volte quando le persone sono imbarazzate, non faccio nemmeno, sai, no, ma non si preoccupi, no. T'hanno mai scambiato per uno che stava a fare uno scherzo telefonico camuffando la sua vera voce? E faceva tipo OI, tipo una cosa del tipo, perché lo faceva tipo Frank Matano, oppure cioè uno con la voce uguale che si dice: perché mi stai imitando? Ma vaffanculo, no, ma io vorrei solo ordinare, ma vaffanculo. Vabbè, alla fine è un tratto distintivo, no, cioè lo stesso Piffa ha una voce abbastanza insopportabile, però. Ma Frank lo fa apposta o è la sua voce anche quella là? Chi? Frank Matano. Ah, ho capito, Hank. Che la voce fa tu un po'. Tutto un complotto pure. Oh, yeah. È un po' lui, dai. Lui è un po' ce l'ha e l'accento anche perché sa che è un punto di forza, secondo ma me. Ma sì, ha voglia, ma è licitissimo. No, in realtà io, però ci piace. Io ho vissuto per anni, vabbè, io sono paranoico, cioè tutte io ce l'ho, e quindi ho vissuto per anni in questa paura di parlare, perché avevo paura che le persone pensassero di me che avessi una voce di merda. Ma poi, arrivato a un certo punto, ho detto: ma sai che c'è? Ma che cazzo me ne frega? Cioè, giusto, è la mia. Se ti piace, bene, se non ti piace, vaffanculo, non mi ascoltare. Che te devo dire? Sì, no, vabbè, no, ma certo, non darei questo consiglio agli spettatori del Cerbero in questo momento, però sì. No, ma sai che io però potremmo doppiarti, anche... che ne so, muovi un po'. Bravo, sì. Proviamo. Ma sai che la domanda che mi fa chiunque, mi capita anche oggi, per esempio, mi è capitata questa... Ho fatto un video, ho registrato un video su un set, e c'era questo attore, questo signore, cinquantenne, che ha portato la figlia sul set. E la figlia, la prima domanda che mi fa è: ma è davvero la tua voce? Sì. È la mia voce, basta, non dico più. Prendete questo video, lo mettete dove volete, è la mia voce. Non so che cosa ci sia di strano, però... No, vabbè, no, ma infatti, vabbè. Ma posso capire nulla, fastidio, nulla. Però. Il gabrone vuole entrare. No, ma perché? Non so se era lui, non c'è il verificato. No, non credo sia lui. Vabbè, lui, se vuole lui entrare è stato vocale uno. Comunque, andiamo avanti, va. Andiamo avanti. No, forse hanno ripostato il messaggio. Comunque, vabbè, andiamo avanti. Mente, stupido. Che si rispetti, però questo non limiterà il mio linguaggio. Io dico quello che penso e accolgo le conseguenze di ciò. Scherzo su mia nonna morta, perché questa cosa non l'ho messa perché fa ride, perché in realtà poi non è stato così, che poi abbiamo dovuto cambiare il nostro linguaggio. Vabbè. Invece dicevo: io dico quello che voglio, non me ne frega un cazzo, poi prenderò le conseguenze. Letterine, l'abbiamo ban. Sì, ma poi è pure una crescita, cioè, abbiamo parlato di prima di crescita qua. Ma di questo commento qui vogliamo parlarne? Quale? Questo qua che leggo. Che schifo, schermo. Ma dai, ma si può scherzare su queste cose giusto per attirare attenzione? No, non va bene. E tu hai risposto: scherzo su mia nonna morta, perché non potrei scherzare su questo. Tu hai perfettamente ragione in quanto comico. Certo. Noi lo diciamo, no, ma, sempre. Ma a parte la comicità, no? Vabbè, sì. Però l'ironia è una cosa così personale che se non possiamo scherzare su le cose a cui capitano a noi, che è il massimo del politicamente corretto, cioè non so se lo conoscete, Chris Brave, che è questo ragazzo pazzesco a livello professionale. Lui è un ragazzo che soffre di SLA, è sulla sedia a rotelle, e se tu ci esci
dice delle cose, ma così cattive su se stesso, che ti viene mal di pancia. E a me quella roba lì mi fa impazzire. Sì, cioè, guarda, a me fa morire Chris da ridere. È stato anche nostro ospite. È stato anche nostro ospite, Chris. Chris, sì, conosciamo bene. Vedo che siete un po' occupati, c'avete qualcuno? Che c'avete? Sì, non abbiamo capito bene. No, non ti preoccupare, parla con me, tanto stanno a fai cazzi loro. Però. No, eravamo curiosi di capire. Stiamo vedendo se veramente era veramente il gabbrone. Stanno fissando una cosa. Perché c'è Marco che è famoso per non leggere bene, no? Quindi mi sono interrogato. Ma è lui! Guarda, Marco, apri Discord. Ma perché questa perché questa su carambata? Twitch il nome è univoco, quindi se si chiama il gabbrone è lui. C'è una carambata incredibile. Volevo il verificato. Cioè. Allora, a me in verità non me ne fregavo un cazzo di questa live. Non so che cazzo abbia fatto Gabriele Vagnato. Voglio solo... Scusate se vi ho interrotto durante questa live. So che state facendo il vostro lavoro, sì. Quindi rispetto. Ma volevo dire a Gabriele Vagnato che è veramente un grande figo. E io tipo sono 5 anni che voglio succhiargli il pene. è sempre una cosa, ma sai che gli apprezzamenti maschili sono sempre più onesti, no? No, ascoltami, Gabri. Io non è che sto pregheggando. Cioè, sei veramente un ragazzo. Veramente... Cioè, io adesso non so cosa sia successo. Mi spiace per il dissing, ma Gabriele Vagnato veramente mi ha fatto sempre un sesso che non hai idea. E io voglio dirti, Gabri, se vuoi uscire con me per un drink. Proprio molto leggero. Però mi dai il buco del culo la prima sera. Ascoltami, al massimo se tu vai a darmi il buco del culo, frate. Cioè, io ho un cazzo. Diciamo, una botta all'uno, mo. Che vuoi? Un po' tu avanti, un po' tu indietro. Se ci scambiamo, si può anche fare, Gabri. Dai, va bene, allora facciamo 15 minuti per uno e stiamo a posto. Dai. Tanto penso che siete così dotati che potete farlo anche in contemporanea, secondo me. Sì, fate un infinito, fate, no? Con i peni. Ma comunque, Gab, io ti capisco benissimo e ti sono molto vicino. Le tasse sono arrivate anche a noi questa sera, ma anche io mi ridurrò nel tuo stato. Fai parlare Marra e Dudubi, dai. Vai, esci da sta live, porco Dio. No, ti ho fatto un complimento. Ti sto dicendo che apprezzo il tutto e che ti sono molto vicino. Grazie Flame, grazie. Beh, grazie mille per questo intervento. C'è posta per te. Io, ragazzi, un abbraccio, Gab. Ciao. Esco, è stato un piacere intervenire. Anche per noi, sempre. Ciao, Gab. Ciao, fratello. Ciao. Ormai ci chiamiamo Gabri. Cioè, ormai siamo. State già avanti con la confidenza. Top ship. Come potrebbe uscire fuori la crasi tra Bagnato e Gabrone? Sono due Gabrieli. No, dico proprio di nome, la ship. Bagnone. Bagnone, sì. Gabriele. Vabbè, andiamo avanti. Bagnone, farite, Bagnone. Scusate, dovevo farla questa. Gabrione. Ma andiamo avanti. Il video. Vai. Sarei anche in grado di uccidere mia nonna se uscisse un mio film e me ne vanterei. Altro che gli muore la nonna, tra un po' qua c'è muore Mr. Flame. C'è una fine al cringe? C'è? Beatrice Koschius. Ciao. Quanto è antipatico, mamma mia. Così proprio. Dai, mi posso sedere? Salve, sono Bagnato. Mamma mia. Ma poverino, già a me sta dispiacendo pure che sto manifestando tutto quanto sto fastidio. Si vede che sono irritato, ma non ci posso fare niente. A me questa persona mi irrita a pelle. No. Ma oggi erano tutti impegnati, quindi abbiamo qui Beatrice. Ciao. Non fa ride. È cringe. Continua a non voler bere quest'acqua. Bene, ora che hai detto queste cose di cui non ci interessa niente... No, io devo cambiare argomento, no, sennò questo qua mi manda una denuncia, lo dico, eh. Io non... C'è sempre in tempo. Voi mi dovete dire adesso in chat i pregi di questo canale finora. Beh, era una domanda retorica, so che non ce n'è nessuno. Niente, infatti. Possiamo andare avanti. Appunto, parliamo del collegio. Il collegio è una scuola, giusto? No, è un collegio. Il collegio è un collegio, domande difficili.
per Beatrice. Il collegio è un collegio. Guarda, guarda. Soprattutto, diciamo, mi ha dato uno slancio e mi ha portato in questa vita che ha. Questo sguardo proprio fa capire quanto si sia pentita di partecipare in questo canale del cazzo. Non è il suo sguardo. Beatrice, hai bagnato tutto, ti rendi conto? Perché lo fai? Beatrice, hai bagnato perché tutto. Perché lo fai? Perché? Dovremmo chiamare i pompieri per colpa di Beatrice. Continua pure con la tua risposta. Ma non farina, no, non ha senso neanche. Dimmi. Può essere pure questo. Io può essere pure che molti di voi si stanno sbellicando dalle risate a guardare questo video che, raga, è una merda. È una merda. Ma in realtà, guarda, io ora, già capendo pure meglio quello che ha descritto Gabriele in quello che vuole fare, no? Questo è tipico cringe humor, come ha detto le prime Between Two Ferns, all'americana. Pure mi ricorda pure un po' The Office, un po' questo giocare sui silenzi imbarazzanti. Un po' l'umorismo inglese. Però sì, guarda, io devo essere onesto, no? Io sono un grande fan, magari a te non piace, no. Gianlu. A me sì. Devo essere onesto, a me quel video... Allora, ho riguardato anche il suo video mentre lo montavo. Pensavo cose leggermente diverse, però a me non piace quell'humor troppo cringe. Cioè, a me piace anche quel cringe, però secondo me, come è stata di pure Marra, era troppo, secondo me. A me per piace. I miei gusti, oh, per carità di Dio. Poi quei video comunque andavano in tendenza, piacevano tutto quanto. Non è che so io a dettare cosa va bene e cosa no, e cosa è bello e che cosa è brutto. A me non piaceva per nulla, come per esempio adesso piacciono i contenuti che sta a fare e come ha evoluto anche la sua comicità, ma pure lui com'è di persona, no? Lo humor che ha, secondo me all'epoca non andava bene, secondo me. Vabbè, era una forma embrionale, ma parliamo del presente. Come ti sei avvicinato a questo nuovo format? Spiegaci un po' anche questo discorso, insomma, degli autori, come stai lavorando, può essere interessante. Social network, intendi? No, su, anche sull'ultimo format che abbiamo visto, quello, diciamo, del giorno da influencer. Ok, social network si chiama. Ah, ok, non ricordavo il nome della rubrica, scusami. Vabbè, l'ho trovato impreparato, tranquillo. Interrogazione. Aia. Farebbe ridere Marra un'interrogazione del genere, però. Sì, sì, ci andrei volentieri. Facciamo? Se mi invidi ci vengo volentieri. Sì. Dai, va bene, allora ti chiamo, poi organizziamo qualcosa. Dai, ma facciamo prima... un foursome. Va bene, ma prima se o può fare qualcosa sul cringe humor, penso ci troverai. Ma prima o dopo del rapporto anale col gabbrone? Ma possiamo fare anche durante, chi ce lo impedisce? Siamo nel 2021. Essere... Quella sarebbe la cosa sperimentale, su Pornhub, interrogazione durante la cavalcata. Ma bellissimo. Guarda, pure noi siamo cambiati molto, e anche Black Mirror. Questa libertà che abbiamo per fare quello che vogliamo, nei limiti del penale. Giusto. Chi ce lo visita? Giusto. Allora, prima di parlare di questo format, volevo farti una domanda interessante che ho paura di dimenticarmi, quindi gliela faccio subito. Vai. Tu prima hai parlato di un concetto della comicità, la presunzione del senso, no? Questo mi ha fatto intuire che anche tu, come me, magari ti sei andato ad informare più sulla scienza della risata, la comicità, i tempi, intanto grazie per gli abbonamenti in regalo. Grazie. L'hai fatto, cioè nel senso ti sei anche informato, per te la comicità è anche una sorta di formula, come per i più grandi comici e sceneggiatori? Sì, la comicità è una formula, poi sta tanto, cioè è 40% secondo me una formula, 60% fantasia, creatività, sei quello che leggi, quello che guardi, quello che tratti, ecco, quindi sicuramente è una cosa che mi aiuta tantissimo, oltre vabbè a leggere... Se vuoi fare stand-up, per esempio, la stand-up ha delle regole, cioè ha dei tempi. Non è che se vai su un palco con un microfono e inizi a sparare due puttanate con un cazzo sborra in mezzo, fai stand-up. No, devi appunto studiare. E questo l'ho capito perché dopo aver sbagliato tanto, dopo aver fatto delle figure di merda incredibili, perché... Poi vi racconto anche quest'altra cosa, se ci abbiamo tempo, se no sti cazzi. Quindi sì, ho letto tanto, c'è il manuale della stand-up che mi sembra... aspetta che li prendo, 2 o 3 libri, cioè, che è una cosa interessante. Perché la cosa migliore è
secondo me, poi dal mio punto di vista, quello che ho fatto io, informarsi a livello teorico, magari anche attraverso l'utilizzo di libri. Io ho utilizzato più delle, magari delle conferenze su YouTube. Tu di che parli nello specifico? La scienza della comicità. Oh, ok. Secondo me tu l'hai fatto pure in generale. Allora, questi qua sono... apprende i concetti e poi, quando li sa, quando guarda un comico molto bravo, una cosa scritta molto bene, si accorge che sono stati messi in pratica e apprende ancora di più, secondo me. Sai anche come rielaborarli poi. Sì. Ma hai detto una bella cosa, vedi, se dovessi leggere qualcosa inizierei con leggere sta roba. Facciamo vedere, che interessante. Questo qua è il primo libro che ho letto tipo a 16 anni, che si chiama Lezioni di comicità, e questo spiega un po' la comicità tradizionale, come funziona. Sono tutti editi da Dino Audino, non so chi sia minimamente. Anche il nome fa ridere. Simpatico. Poi si scopre che è tutta una DV in realtà. Aspetta, ma sono distribuiti o è italiano l'autore? No, è italiano lo scrittore. Ok. È italiano, c'è cioè la prefazione di Greg, tra l'altro, di Greg. Top. Che sono due dei miei comici preferiti da sempre. Poi c'è questo qua che si chiama Scrivere il comico, che... non è come questo che ti dà un po' di nozioni generali sulla comicità. Questo ti spiega come sono scritte le sitcom. Ma proprio dal punto di vista della sceneggiatura anche? Esatto, sì, un po' di storytelling, tecnico, diciamo, nell'autoriale. Bello. Figo. Poi su quel primo libro, secondo te, quali sono le cose più importanti che sono scritte all'interno e che ogni comico dovrebbe sapere o saper fare? Che ce l'ho evidenziate perché non mi ricordo minimamente, perché l'ho letto 4 anni fa. E quindi ti leggo un po' di cose che ho evidenziato per non far figure di merda che non so che... allora... Una cosa importante è essere comici, è un po' come tornare bambini, mettetevi alla prova, questa è simpatica, questa è carina, questa è una bella cosa. Allargare il più possibile il proprio ventaglio di percezione umoristica della realtà, questa me la ricordo però, la percezione umoristica... Cioè percepire lo humor in tutto, in ogni esatto, cosa. Esatto, molte volte... ci limitiamo soltanto tipo a guardare il nostro comico preferito. A me capitava sempre, guardavo su Netflix solo gli special di quelli che mi piacevano, ma poi in realtà ti serve più guardare gli special di quelli che non ti piacciono, perché stai più attento ai meccanismi, se li conosci, che come posso dire, instaurano la battuta e instaurano la risata. Chiaro, perché tu magari hai delle linee di comicità che apprezzi di più, anche proprio sulla base delle preferenze, del gusto, però precludersi le altre ti rende ignorante. È come ascoltare sempre lo stesso tipo di musica, esatto. Cioè eventualmente stagni. Esatto, esatto. Vabbè, poi rimani pure nella tua bolla. Uso all'interno, uso all'interno della bolla, stava di... Sì. Ok. Comunque... c'è un'altra cosa fondamentale, la comicità, questo libro in sé, la cosa più preziosa che dà, che per un comico, tra virgolette, per qualcuno appassionato di comicità, è la cosa basilare, ma la risata si instaura generalmente da tradizione, da due frasi contrapposte. Cioè se tu dici... oddio, adesso non mi viene nessuna... Ma tu dici, parli della sovversione dell'aspettativa? Esatto, tu più... se fai una premessa X, dovrai fare una punchline Y. Esatto, la punchline, e il joke primordiale della sovversione dell'aspettativa è quello che si fa ai bambini. Cioè questo. Non ci sono, ci sono. È proprio è la cosa più basilare. Spesso ridono i bambini. Perché? Perché si aspettano una cosa e gliene dai un'altra. La comicità è quasi sempre questo. Andare da una parte con il discorso e poi fare una virata. Chiaro. È la battuta classica, no? Diciamo che la sterzata ti fa ridere. Ok. Sì. Quindi però stiamo dicendo cose che... Le pelle. Stavo dicendo cose che secondo me...
uno ha anche, come posso dire, spontanee, sì, sai, diciamo, quella vena comica. Sono cose, sì, sono cose che uno già sa, in però realtà. È bello che poi vengono trascritte e messe così, perché uno può anche comprenderle di più, perché non è detto che su una cosa ti viene istintiva, poi sai farla bene. La esatto. Perfezione, come, se studi la teoria. Se uno, è come dire che Cristiano Ronaldo e Messi, certo, allora non si dovevano allenare. Ma perché se uno è bravo, però poi, certo, vedi, deve uno è bravo, ma c'è comunque studiare, magari gente più brava, certo, di te, che ha studiato tutta la sua vita e, certo, ci ha trovato delle cose che tu non potrai mai immaginare. Certo. Solo con il talento, no? Certo. Quindi è giusto informarsi. E poi, appunto, quando vedi un adesso comico... ragazzi, per il bene dello show, possiamo tornare a insultarci, a mandarci a fanculo? Vaffanculo, vaffanculo, come ti permetti di dire dove deve andare la nostra trasmissione? Stava a fare un discorso interessante per una volta, una domanda seria ti abbiamo fatto, un discorso bello, che i libri ci hai consigliato, una cosa profonda, di contenuto, saremmo insultati, allora vaffanculo veramente però! Beh, guarda che era pure una cosa buona per te, perché una persona di basso livello come te si stava elevando con delle cose interessanti. Lo so, ma io sono così servo dello show, perché sono a casa vostra, che voglio che vada avanti lo show, capito? Ma guarda, sta andando esattamente nella direzione dello script. Quindi abbiamo saltato. Allora, allora vi consiglio l'ultimo libro, oltre a questi due, esatto, che si chiama Manuale d'amore, no? Manuale di stand-up comedy. Se volete fare stand-up o se vi piace la stand-up e volete capirla di più, è quello che dovete leggere. Basta. Ottimo, ottimi consigli, abbiamo apprezzato tanto. Veniamo, ecco, al discorso. L'ultimo capitolo, cioè l'umiliazione, sì, vedo si chiama sullo script. Sì. Appunto, spiegaci. L'ho scritta così per riassumerla, ma... Spiegaci un po' questa nuova... Comunque, non abbiamo parlato della domanda che mi ha fatto Marra, cioè del format dell'autore. Vai. Ma quello non ci frega un cazzo. No, scherzo. E temperazione. No, scusa. Però dato che... posso fare una domanda? Ma perché si chiama Gabriele Vagnato risponde al dissing? L'abbiamo detto prima, perché Marco è dislessico. No, il dissing mi sa che è il dubbio. Il dissing era questo video dal passato. Non sto chiedendo su Gabriele, sto chiedendo sul dissing. Ah, vedi, no, Marco è dislessico. Sai come funziona? Il clickbait non c'è solo su YouTube, Gabriele. No, ma si intendeva la clip e del poi 2019. Non è clickbait, perché effettivamente avresti potuto rispondere al dissing. Dissing cosa che ha fatto, tra l'altro, esatto, smentendo il dissing di Spill the Tea. L'ha fatto, è stato fatto. È tutto successo. Tutto è rientrato nello script. Sì. Allora, torniamo a sta benedetta domanda. Allora, questa nuova avventura, spiegacela un po'. Perfettamente bilanciato, come tutto quanto. Allora, niente. Social network, che è l'ultimo format, che è quello di cui parlava Marra, tra cui c'è la puntata insieme ad Asia, è stato scritto... allora, io mi sono ritrovato a un certo punto 4 mesi fermo su YouTube per motivi personali, eccetera, eccetera. E avevo voglia di uscire di casa, perché non ce la facevo più a stare in casa dopo sta cazzo di quarantena, che non so se conoscete anche voi. Sì, no, abbiamo sentito parlare. No, io no. Esatto. A casa mia il COVID non esiste. Io incontro questo autore, che è Umberto Alezio, vede l'interrogazione e dice... Ho il COVID. Dice il COVID. Dice, io c'ho voglia di fare una cosa sul web, ti va di farla insieme? Io, che ero gasatissimo, e per me era un arrivo, perché io lui lo conoscevo e per me era un arrivo impressionante. Iniziamo a lavorare insieme, esce fuori da una mia idea, lui l'ha rifinita, l'ha messa a posto, ci ha messo tanto del suo, siamo usciti fuori in 3 settimane con Social Network, e è stato pazzesco, e nulla, mi ha insegnato tantissimo, mi ha fatto capire che bisogna sempre lavorare con persone molto più bravi di te, perché molto più brave di te, perché così ti senti una merda, ti senti un fallito impressionante, dici allora nella vita non ho fatto un cazzo, se questa persona sa fare così tante cose ed è
così, cioè un artista, perché chi crea dal nulla è un artista. E per chi si, per voi avete detto è tanto simile a, a Lucci, ci ricorda Lucci, ci ricorda Piff, alcuni mi dicono perché lui ha lavorato 10 anni alle Iene, anzi 15, è stato capo autore anche alle Iene, non vorrei dire stronzate adesso, però dico quello che mi ricordo col punto interrogativo. Poi ha fatto Nemo su Rai insieme ad Enrico, è da sempre l'autore storico e personale di Enrico, cioè Enrico è lui, lui è Enrico, per farvi in capire. Come se c'è sempre stata un po' la volontà di andare ad esplorare questi nuovi fenomeni sociali, no? Un po' particolari, è un po' la stessa direzione artistica. La mia idea era portare l'interrogazione senza personaggi famosi on the road, cioè in giro. Poi lui mi ha spiegato alcuni concetti basilari sul quale esatto dell'autorità a livello autoriale e lì mi si è aperto un mondo e quindi abbiamo fatto questa cosa fantastica. Poi c'è a chi è piaciuto, c'è a chi ha fatto cagare. Oh, noi a me è piaciuto, ho fatto pure un complimento perché quando abbiamo saputo questa cosa di chi ci stava dietro, io l'ho visto anche un po' come un passaggio di testimone, perché effettivamente è la stessa cosa, però ai giorni nostri, con la società come adesso, con i social, con questi personaggi così che hanno una vita completamente diversa da quella che era, che ne so, il VIP che andava a prendere Lucci o Tizio o Caio. Quindi no, io ho visto in una maniera molto positiva. Sì, sì, ci sono le prove di questo, quindi... in realtà siamo rimasti molto soddisfatti, anche sorpresi. Ma non me l'aspettavo, perché io ero sicuro di vedermi un contenuto di merda, perché purtroppo ero rimasta ai tuoi video dell'epoca ed è stata proprio una sorpresa. Io quando è finito ho proprio detto ammazza bello. Infatti tant'è vero che poi sono andato a vedere se ne avevi fatti altri. Senti, prima di raccontarci quell'aneddoto, poi ci salutiamo, adesso cosa hai intenzione di fare? Continuare su questa linea? Hai altri progetti che puoi spoilerare un minimo? Adesso quello che farò è un po' il mio grande sogno è sempre fare stand up, però per fare stand up ci vuole tanto palco, ci vuole anni di palco nei localini piccoli con 10 persone davanti, farsi il culo, e quindi sto provando a costruire quello. D'altra parte amo la conduzione, penso sia quello che voglio fare insieme alla stand up. L'anno scorso mi è capitato anche di condurre questo programma che si chiama Dream It, non so se avete sentito, e di intervistare Fedez, Achille Lauro, Mischeta, Carl Brave, Vernia, altri artisti pazzeschi. E anche lì quell'esperienza mi ha dato tantissimo. Adesso quindi diciamo che prossimo step, io sono innamorato dei late, quindi tornerò con un late non come prima, ecco. Ma non pensi che un late show al posto tuo dovrebbe farlo uno bravo? Sì, tipo tu, però che ci vuoi fare? No, io no, forse vita. È chiuso, bravo. 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 Vabbè, si sa che noi non siamo raccomandati, No. A parte dalla Rai. È vero. Ma basta dare il culo alle persone giuste, guarda me, Gabrone, domani una bottarella.